Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi metteremo il naso nel vino. Perché dico che metteremo il naso nel vino? Perché ho deciso di parlarvi degli aromi e delle sensazioni olfattive. Se nella scorsa puntata abbiamo parlato del colore e quindi della parte visiva del vino, vi lascio il link qui nelle schede in alto in modo che possiate andare a recuperarvi la puntata se ve la siete persa. Oggi invece parleremo della parte olfattiva e che ho deciso di trattare in due puntate in quanto l'argomento è abbastanza vasto e sicuramente merita una attenzione in più. Partiamo con il dire che parliamo di sensazioni olfattive che sono la seconda fase di una degustazione di un vino. Se avete visto i miei video del giovedì o anche in televisione un sommelier o un degustatore che appunto va ad assaggiare e a valutare un calice, avrete visto che dopo aver visto la parte visiva, quindi il colore, si concentra su quella olfattiva portando il calice al naso. Ecco, proprio in questo momento che noi andiamo a percepire aromi e odori del vino e avere delle anticipazioni su quale potrà essere il suo gusto al palato. Non a caso ho parlato di aromi e odori, perché? Perché se da una parte abbiamo gli aromi, che sono la parte buona, la parte bella, la parte piacevole dell'olfatto, con gli odori di frutti, di fiori e di quant'altro possiamo trovare all'interno del calice, dall'altra parte abbiamo purtroppo gli odori, che invece sono indice di qualche difetto o qualche cattiva conservazione del vino stesso. Ad esempio il classico odore di tappo, di cui abbiamo parlato nella puntata dei tappi, ecco, quello è un difetto che va a rovinare la nostra degustazione. Ma dei difetti ne parleremo magari in un video diverso. Oggi ci concentreremo sulla parte, fra virgolette, bella delle sensazioni olfattive e quindi parleremo degli aromi. Sgombriamo subito il campo sulla modalità con la quale noi dovremmo andare a degustare gli aromi, fra virgolette, quindi come noi possiamo andare a percepirli. Allora, è molto semplice, basta appunto portare il calice al proprio naso, fare due o tre ispirazioni, mi raccomando non di più, perché sennò altrimenti il naso ha una assuefazione agli aromi e quindi non riuscirebbe a distinguere le varie particolarità, e provare a sentire cosa ci ricordano questi odori, quali sensazioni stimolano, perché ricordiamoci che gli aromi e gli odori sono collegati più che altro a immagini visive che noi abbiamo nella nostra mente e che poi ci ritornano come sensazioni al naso. Non pensate quindi che se sentite un odore di fragola, un odore di pesca o un odore di cacao all'interno del vino siano contenute queste sostanze. Assolutamente no. Qui entra in gioco la chimica. Sperando che l'amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini non mi lanci degli improperi, e sperando di dire tutte le cose correttamente, ho comunque preso qui qualche appunto proprio per non sbagliare. In realtà gli aromi, la parte aromatica è data da delle reazioni chimiche di determinate sostanze che sono contenute a vari livelli nel vino e che ci restituiscono poi quelle sensazioni che andiamo poi a ritrovare al naso. E le sensazioni aromatiche si dividono in tre grandi famiglie: quelle primarie o varietali, quelle secondarie o fermentative, le terziarie o post fermentative, o anche dette di affinamento. Partiamo dalle prime, quindi le sensazioni primarie e varietali, che sono quelle proprie intrinseche dell'uva che andiamo a utilizzare per produrre un determinato vino. Ogni uva ha delle sue caratteristiche a livello olfattivo o genererà al suo interno ha dei precursori di aroma che poi nella fermentazione diventeranno determinati appunto sensazioni che andiamo a sentire al naso. E quindi di fatto
queste sensazioni, questi precursori normalmente sono contenuti nella buccia dell'acino e quindi diventa anche importante il contatto delle bucce con appunto con il nostro vino, quindi nella fase di fermentazione. Infatti anche nella vinificazione in bianco, seppur per tempi molto ridotti, c'è un contatto con le bucce, proprio perché serve ad estrarre la parte aromatica. Poi si accorcia per, come abbiamo visto invece, la parte del colore, per non estrarre troppo colore. Quindi di fatto è la buccia che dà l'aroma al vino, o comunque gran parte di essi, a livello di aromi primari. Oppure sono contenuti all'interno del chicco dell'acino d'uva stesso, e quindi poi con vari meccanismi che dopo andremo a vedere nella parte più fermentativa danno poi origine a quegli aromi che andiamo a riscontrare poi nel calice. Quando parliamo di aromi varietali, quindi primari, abbiamo tre sostanze principalmente che li sviluppano: le pirazzine, che sono le responsabili del classico odore di peperone verde del Cabernet Sauvignon. Quindi se voi sentite una bottiglia di Cabernet Sauvignon ritroverete sicuramente questo odore, perché è proprio tipico di quell'uva. I terpeni, che invece sono caratteristici del moscato, che si dice essere uno dei vini che contiene il maggior numero di aromi e precursori di aroma. Poi anche qui invito i chimici eventualmente a smentire questa notizia o meno. E invece i tioli, o spero di aver detto bene tioli, adesso spero di aver azzeccato l'accento, che invece sono quelli che vengono prodotti dalla fermentazione, quindi escono con la fermentazione e danno odori più fruttati, come ad esempio frutto della passione, cassis o pompelmo. Si chiamano anche varietali appunto perché sono tipici di un determinato vitigno, una determinata uva, esempio Sauvignon bianco, pompelmo, agrume maturo e succo di limone, o altro caso molto facile, il Riesling, con il suo odore di idrocarburo. Hanno un odore di idrocarburo che potrebbe sembrare un difetto, nella realtà non è così, perché invece è proprio una tipicità di quel vino e quindi ci permette di riconoscerlo come uva e quindi come appartenente a quella determinata famiglia. Gli aromi primari, essendo derivati dall'uva, sono fortemente influenzati da temperatura, clima, terreno nel quale è piantato il vitigno e anche dalla insolazione e maturazione delle uve stesse. Passiamo agli aromi secondari o fermentativi. Questi derivano dalla fermentazione alcolica. Quindi di fatto abbiamo aromi prefermentativi, quelli che vengono estratti tramite la pigiatura, quindi già nella fase di pigiatura dell'uva vengono estratti determinati aromi, e normalmente sono le sensazioni più erbacee che troviamo soprattutto nei vini più giovani o con le uve magari raccolte in tempi un po' anticipati, quindi non ancora pienamente mature. Ecco, lì è indice di aromi secondari erbacei. Oppure quelli fermentativi veri e propri, che derivano dalla fermentazione alcolica, cioè dall'attività dei lieviti che, assimilando amminoacidi e zuccheri, trasformano poi il tutto in alcol, anidride carbonica e in appunto aromi particolari che poi ritroviamo nel calice. Il primo che ci viene in mente sono gli alcoli superiori, che è il classico odore di alcol che noi percepiamo immediatamente a naso, è il più forte, è il primo che ritroviamo. Poi vi sono invece gli esteri, che sono quelli, se vogliamo dire, più eleganti, più interessanti, che riguardano invece il mondo ad esempio della frutta. In particolare quello un po' più preminente, soprattutto inizialmente, è quello di banana, che troviamo molto spesso nei vini novelli, vini che fanno poco invecchiamento, stanno poco, sono di immediata beva, quindi vengono fermentati e subito venduti, e quindi è facile riscontrare questo sentore di banana. Abbiamo poi però anche altri tipi di frutta, come ad esempio la pera, l'ananas, la pesca e i frutti rossi. Ovviamente gli aromi varieranno a seconda del lievito utilizzato, della temperatura di fermentazione e dell'ossigeno sempre presente in fase di fermentazione. Arriviamo all'ultima famiglia, quella degli aromi terziari o di affinamento. Questi
derivano principalmente dal contatto con l'ossigeno del vino durante il corso dell'invecchiamento oppure dal suo passaggio in botti, quindi in barrique. Il legno, anch'esso come l'acino d'uva, contiene delle sostanze aromatiche che cede a contatto con il vino al liquido e quindi gli regala determinate sensazioni. Abbiamo anche una minima micro ossidazione, quindi un'attività dell'ossigeno, proprio perché il legno è comunque traspirante e una minima quantità di ossigeno la fa sempre comunque passare. Tipici di questi aromi sono i sentori di legno, quindi quelli che noi andiamo a riscontrare poi nel vino, a volte sentiamo delle sensazioni di legno, oppure le sensazioni tostate, come ad esempio il caffè, il cacao, oppure le sensazioni balsamiche, e anche queste derivano sempre dall'affinamento. Aromi terziari quindi normalmente significano un lungo affinamento, quindi un invecchiamento, oppure un passaggio sempre e comunque all'interno di barrique, quindi di legno. Bene, direi che come prima puntata abbiamo già messo abbastanza carne al fuoco. Nella seconda puntata andremo a parlare più approfonditamente invece proprio delle singole sensazioni olfattive che noi possiamo andare a riscontrare all'interno dei vini. Quindi seguitemi nella seconda puntata e per il momento, se questo video vi è piaciuto, un mi piace ovviamente è gradito, condividetelo con i vostri amici e se avete qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti. Vi lascio dicendovi che, come prima raccomandazione, i minori di 18 anni non devono bere, come seconda non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e soprattutto la terza bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.